La famiglia Unboring the Future si allarga con la nuova E208, l'elettrica di casa Peugeot, il Common Modular Platform, ovvero la piattaforma multienergia del gruppo PSA, si evolve e acquisisce una E. Esternamente è molto simile alle sue sorelle, con le immancabili zanne delle nuove 208, però si differenzia in qualche piccolo particolare, come i dettagli verde acqua nel logo, i dettagli bianchi al posto che cromati all'interno della calandra, la E sempre verde acqua nel montante posteriore e infine il finto estrattore d'aria posto nella banda nera lucida qui sotto. Nero lucido che troviamo anche nello spoiler, nella banda che congiunge i due fari col triplo artiglio, nei passaruota e nel montante centrale. Il motore elettrico ha le stesse dimensioni del motore termico e quindi non toglie spazio all'abitabilità. Il bagagliaio infatti non ha perso nemmeno un centimetro e ha una capienza di 311 litri con i sedili abbattibili 60-40. Lo spazio a bordo è perfettamente in linea con le auto di segmento B. Troviamo infatti molto spazio davanti alle ginocchia e sopra la testa, a meno che non siate molto alti e superate il 1,90 m. È pensata davvero per tutti, anche alla famiglia grazie agli attacchi Isofix e ai lunghi viaggi grazie alle due prese USB nel tunnel centrale. Parliamo del design a bordo partendo dalle portiere, con parti in fibra di carbonio e dettagli verde acqua che riprendono tutte le cuciture sul veicolo. Lo schermo è digitale e 3D grazie a un proiettore posto qui sopra e a uno specchio davanti allo schermo classico che permette di posizionare le informazioni su due livelli in base all'importanza. Sulla parte sinistra troviamo l'autonomia, a destra invece la modalità di guida, eco, normale o sport. La gestione dell'infotainment resta invariata, infatti troviamo la radio, il navigatore, il clima gestibile anche da questa fantastica tastiera toggle switch e la connessione allo smartphone tramite Bluetooth, Apple CarPlay o Android Auto. Il volante è più basso e compatto in perfetto stile ai cockpit, come del resto la plancia, con una posizione ribassata per permettere un'ottima visibilità della strada. Una chicca, il clima è regolabile a distanza, quindi potrai riscaldare o raffreddare l'abitacolo prima del tuo arrivo. Come sistemi di assistenza alla guida troviamo l'Active Safety Brake, il riconoscimento dei cartelli stradali, l'allarme stanchezza guidatore, il Lane Assist e il Cruise Control adattivo. L'autonomia è di circa 340 km, anche se può variare in base allo stile di guida, e riesce a fare da 0 a 100 in 8,1 secondi. È in grado di ricaricarsi dell'80% alle colonnine rapide in solo mezz'ora. Per una ricarica completa da presa tradizionale possono volerci dalle 16 alle 20 ore. Più pesante di 300 kg rispetto alle altre alimentazioni, ma con un baricentro più basso, super silenziosa e con un'ottima qualità di erogazione. Direi che la guida è molto piacevole. Queste nuove 208 sono una meglio dell'altra. Peugeot ha davvero ragione, con lei il futuro è proprio Unboring. Segui il nostro canale YouTube e scopri le altre alimentazioni guardando i nostri video.